Siamo qua con Ciccio Mangione, l'ultimo acquisto del Proteus. Bravo Ciccio, è top 16 all'ICS di Lione. Grazie, bravo. Grazie. Che cosa hai giocato Ciccio? Allora, ho giocato Splight puro, ho preferito giocare questo mazzo piuttosto che altro. Uno perché l'ho menato tantissimo negli ultimi due mesi e poi perché è un mazzo che secondo me si è impostato bene, ha le potenzialità di poter giocare contro tutti i matchup in base a come tu predisponi il mazzo, cioè HT, side, cioè puoi giocartela contro tutti. E ho avuto, infatti, fortunatamente avevo fatto il ragionamento la sera prima del YCS, infatti ho modificato la lista e vi farò capire perché. E quante hai fatto in Svizzera? Allora, in Svizzera ho chiuso 9-3 e poi hai perso l'ultima, no? Ho perso l'ultima, sì, contro il campione nazionale francese, quella che giocava Dragon Link, purtroppo. Infatti avevo paura di non farcela, poi fortunatamente ho chiuso 60esimo in Svizzera e sono entrato in top 64. Poi in top 64 ho preso un tier, in top 32 ho fatto il future match contro un Flow Underis e ho vinto, e anche, vabbè, quello non ha giocato niente, ho fatto no simulator, è stato. E poi in top 16 ho perso di nuovo contro Teara. E allora adesso vi faccio vedere la lista. Vai, 40 carte? 41. Ok. Perché ho detto, ho preferito giocarlo briccoso. Vai. Allora, due rane. Ho preferito giocarne due perché, visto che comunque Tira stava cominciando a rigiocare le spoli, portare la terza in stand-by faceva sì che ti facessero sempre spoli, oppure ti facessero tasking perché hai attivato l'effetto di rana gratis. Intanto fanno il tuo tavolino, molto bello comunque, grezzo. Quindi due swap, fare rana secondo me è troppo forte. Vabbè, i due pesci, must, insieme ai tre castori. Il motore del mazzo, la volevo sempre vedere in mano questa carta, da primo e da secondo, e questa qua anche contro tira quando te la milano è sempre forte. Poi il reparto splite, tre blu. Tre jet, carota, cioè red e carota. Questa è standardissima, cioè non si può giocare diversamente. E andiamo avanti invece, adesso cominciamo col reparto HT e qui ci sono state, diciamo, le riflessioni del giorno prima. Volevo un mazzo che potesse giocare di main contro tutti e non committarmi a giocare solo contro tier. Infatti ho giocato 3 Nibiru di main. Infatti tutte le volte che, anche se io ho perso una quantità industriale di dadi, ma sono contento perché ogni volta che beccavo Castilla con questa carta piangevano. Certo. 3 Veiler, perché comunque è l'HT più versatile, la riesce a tirare sotto tutti i matchup. E poi Nibiru più Veiler, ovviamente. Nibiru più Veiler e anche Ibistia, tu riesci a giocare, puoi tirare Nibiru anche sotto una board di tier. Certo. Quindi mi piaceva questa combinazione. E poi Veiler mi è piaciuto di più perché contro Castile è la carta migliore da poter tirare come HT. Perché Ash non è risolutiva e soprattutto poi ti vanno a finire che ti bannano una carta dall'extra, per esempio su Unicorno. Quindi ho preferito lei. Quindi la fai su Diabolos? Sì, su Diablosis, oppure se vedi che comunque, cioè, in base a come vedi la sensazione che ti ha l'oppo, anche su Unicorno può essere forte tirata. Perché magari non ha molti modi per giocare. E poi soprattutto, visto che molti castiri giocavano i Blee, quando ti giocano i Blee poi tu non gli puoi tirare più in perma. Invece con questa qua puoi tirargli comunque l'interruzione su Diablosis. Certo. E questo comunque è stato grazie a Ciccio, perché giocando contro di lui, appena ha cominciato a tirarmi quelle in blu, ho detto che devo trovare qualcosa da poter tirare anche sotto. Quindi si è trovato bene con Vader. Sì, no, sono una delle carte che sono più contento di aver messo. Okay. Poi passiamo, reparto Bestial, due Baldrick, due Druidswarm e tre Magnamut. Queste qua mi hanno salvato il culo sotto un sacco di matchup, perché comunque quasi tutti i mazzi giocano un luce o un'oscurità dato che mettono al grave. Anche gli stessi, anche lo stesso Shifter alla fine diventa un modo per evocarlo. Certo. E poi il mazzo, soprattutto visto che comunque è molto briccoso, fortunatamente perdendo i dadi, mi fa sì che mettendo uno di loro e un livello 2 posso fare sprint, quindi in ogni caso mi basta avere un body e mi va bene comunque. Certo. Per partire. Certo. Poi troppo forte contro tier, quando mi è capitato di partire mani brick però con tre nomi diversi in mano di loro e alla fine riuscire a giocare comunque. Certo. Perché non ti possono più calare fusioni in certo. Nessun modo. Certo. Poi va bene, tre Ash. Infatti, vabbè, l'Ash su quel Book of Eclipse in più è stata tipo gigantesca.
cioè questa qua è generica, anche se non mi piace molto contro Castilla, ma contro le altre è forte, quindi l'ho voluto giocare comunque. In ogni caso, tre ferm. Hai fatto l'asce su Book of Eclipse? Sì, sì, sì. Una QGO? Sì, 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 sulla no. G1. Sulla G1. Tre in perma, l'HT migliore perché è l'unica che non si prende tasking. Mm. Quindi se, cioè, non nulla da dire, vabbè, cioè, in perma in questo momento è troppo forte. Questa qua sono contento di averla giocata di main, è sempre un rischio perché se ce l'hai in mano partendo secondo e giochi con una carta in meno, però se vinci il dado e questa qua in mano praticamente puoi andarti a aggiungere smasher ed è difficilissimo perché con questa qua ti permette di fare rana tre volte, totali, vabbè, che... o comunque di andare a rubare il mostro quando tu sei sotto shifter, cioè permetti che non ti vengano a togliere la board, quindi... Come dico, no? Sì. Questa poi sempre reparto Splite, tre starter, e poi ho voluto giocare di main due enemy controller perché quando giochi contro Tier piuttosto che Triple Tactic, che comunque non è una carta, è vero che ti dà la possibilità di rispondere all'oppo, però Tier di solito nel suo giro di evocazione che ti fa con Afnis o con Castiglia Laterale nel tuo turno, tu non hai praticamente finestra di risposta per un sacco di tempo, invece con questa puoi dare un'interruzione immediata sotto quel giro di evocazioni. E quindi sono contento di averla giocata e mi è servita in molti matchup. E anche Autabagusca perché lo sposti in attacco contro Castile è fortissima, anche perché la usi come HT a tutti gli effetti, perché tu, cioè come trappola, tu la setti appena lui aveva il mostro e fa glielo prende Papias o Teosis, come si chiama? E out e bli, ma come si chiama Teosis? L'hanno chiamata adesso? Papaias, ok, sì, tu te la prendi e gli sfuma la Teosis, quindi c'è cioè, 9 buono, e mezzo questa cosa. Bella carta. E poi Smasher, certo. Beh, questo è standard. Quindi 41? Sì, 41 carte. Ok, queste cambieresti qualcosa? No, onestamente no, sono contento, l'unica cosa che... e riuscire a trovare mani non brick, perché però purtroppo non si può avere tutto, o l'HT o non brick, e ho preferito invece avere più HT, fortunatamente perdo i dati visto che sono scarsissimo a leggere il dato, ufo. E quindi mi è andata bene. Il lusso extra invece ho giocato, allora vabbè, reparto Splite, Sprint, due elfi, questi qua sono rip. Must rip. Rip. Sì. Anzi, oggi vedevo la lista su Neuron e già sono bandite tutte e due. Che tristezza, addio. Codebreaker perché, vabbè, di side gioco shifter, quindi per togliere Bagusca ti serve, lui è l'unico link 2 che ti permette di poterlo, certo, togliere, perché è un 2003 d'attacco. E poi tutti ormai lo fanno nella zona extra, quindi sì, quindi non fare Cerbero è un po' inutile. Dark è il charmer più forte che c'è attualmente, perché comunque come sempre diciamo dicendo prima, giocano un sacco di mazzi, giocano mazzi con carte dark, quindi tu te le puoi andare a prendere e andarci a fare sprint. Certo, come mai non giochi Ida e mostri fuoco? Perché ho più mostri da dark che fuoco. Fenice, Fenice è fuoco. Okay, prima non faccio questa e poi questa. Fenice sono stato molto contento di averla giocata, e questa è inserita all'ultimo, perché prima ero indeciso se mettere Mannequin o se mettere altre carte, però visto che avevo sempre paura di giocare sotto spoli contro l'oppo quando con i testing che abbiamo fatto, preferivo giocare con lei perché innanzitutto è fuoco, quindi se tu fai Nimble porto Nimble porto Nimble, fai Fenice, no scusa, porto Angle, fai Fenice, scarti una carta e magari vai a spaccare la spoli che ti avrebbe fatto successivamente, certo. C'è poi anche per togliere i bli, tipo tutte queste cose qua. Vabbè, certo. Io l'ho fatta così pure. Ho fatto normal Nimble, linko con i bli, scarto il pesce e poco poi, certo, ci faccio le summon dopo. Certo. Quindi forte. È stata utile. Poi vabbè, due Gigantic, anche questo qua standard, non vedo perché giocarne di più, troppo forte. Onibimaru, questa carta veramente è... giocando Nibiru è tipo fondamentale, perché le Viltoken, se no perché le Viltoken che è gigantesco, vabbè, levalo, se no
Vabbè, c'è da dire che ho tcappato più volte col token dell'avversario e gli avversari che ti vanno verso l'altro. Con l'enemy controllo. Sì, ho enemy controllo, c'è in Giovarte, cioè comunque mi sono andato a prendere i loro token e andavo a tcapparli con quel token. Però se non hai altri modi devi fare lui per toglierlo. E l'ho usato anche due volte per bandire Cal Edward, poi schiantarmi in battle e rimischiargli Cal Edward da bandito. Perché lui quando muore in battaglia sarebbe il papà Cal Edward. Sì, quando muore in battaglia puoi rimischiare una carta bandita e quindi non gli rientra più in questa maniera. È stata forte questa cosa. Bello. Di Jin, questo qua l'ho fatto poche volte, però dove è posto combo? Sì, più che altro perché quando tu amai le pezze che ti avanzano, se ti avanzano due dark lo fai perché comunque l'interazione in più, l'interruzione, e poi fa 500, quindi diciamo li butti, hai turni buoni. Questa la carta che ho evocato più volte nel future match, entrava, usciva troppo forte, non si può, cioè è incommentabile, è totally. Mi dispiacevo solo perché non puoi me la firmare da Josh, però penso che dopo avergli dato 2-0 non fosse molto contento di firmarmela. Buono. Moschito l'ho fatta due volte soltanto, una volta mi ha fatto vincere i botti, ho fatto 9000 all'oppo che al turno 7 contro un tier, e poi l'ho fatto solo un'altra volta soltanto per farci Zeus sopra e pulire una board di Castira. Per il resto non mi è servito, però è troppo forte. Sì, è forte, hai comunque la sicurezza che non puoi perdere i botti, puoi farci Zeus gratis, è forte. Downerd, me l'ha prestata per il torneo questa Secret, l'ho fatta solo una volta, però era decisiva quella volta. E due Zeus, che è l'unico rimpianto di questa side, cioè di questo ex, in realtà sono di aver giocato due Zeus perché ho giocato con una carta in meno, perché l'ho fatto solo due volte, uno solo, però non si poteva non giocare. Questo è. La side, allora, siccome il mazzo gioca bene contro i combo con gli HT che ci sono, contro i control fa un po' schifo, quindi ho dovuto... Hai messo tre tifoni. Ho messo mono spolverino, perché comunque è forte, cioè se lo becchi in mano, anche se uno su 41. Quanto l'hai comprato questo spolverino americano? 25 euro. Per due. Poi Change of Art, ha rubato più token lei. La combo proibita, token di Nibiru, rubo per attaccare. Fortissima, mi ha fatto vincere un paio di partite. Scattershot, questa è stata una carta inserita all'ultimo minuto, non ero molto sicuro di giocare una carta per i botti, però in realtà mi ha fatto vincere due partite, una al primo turno che l'ho fatta e poi ho vinto di 500, e una al nono turno che l'ho evocata normal dopo che ho fatto sprecare tutte le risorse all'avversario, anziché pareggiare l'ho fatto normal, l'ho linkata e ho fatto 500 e me l'ha concesso. Poi il resto poi non ho avuto altre cose, però è stata forte, cioè mi ha fatto vincere due partite. Gamma Burst, anche questa qua l'ho usata poche volte, ma due volte mi ha fatto vincere, quindi anche lei promossa come sempre, anche perché sotto shifter ce l'hai d'obbligo a doverla giocare. Poi di pompa tutti i mostri, anche se la setti comunque quando vanno in battle poi si vedono girato il mostro che stanno per picchiare e poi diventa più grosso, fa malissimo. Sciuppia. Due triple tactic, queste qua ero indeciso all'inizio se giocarle come ho detto al posto degli enemy control, però poi ho preferito giocare le tactic che mi sono sembrate superiori. Infatti così è stato, però l'ho usata forse due volte, non l'ho neanche mai vista in mano per poter dargli un voto, quindi sicuramente sarebbe stata utile. Eclissi, questa qua l'ho semplicemente settata, non ho mai avuto finestre di attivazione dove farla, perché quando l'ho vista praticamente ce l'ho sempre avuto da primo e quindi non volevo buccarmi i miei mossi, anche perché avevo già Rana che magari già faceva quel lavoro di comunque di andare. Vai, ci ha bloccato il video. Allora, poi come dicevo, Inscription, questa qua è uscita da poco, l'ho testata da poco, però mi è sembrata molto forte da giocare da primo post side contro Tier, perché comunque fa dueller per due turni. Certo. È fortissima, però solo da primo, da secondo non mi ha entusiasmato, infatti non l'ho mai sitata da secondo questa qua, perché è comunque che la cosa forte è trovare e mettere carte che impediscono a Tier di fare board. Certo. Una volta che la board è fatta è inutile fare questa qua, certo. non ha più nessun utilizzo, quindi era un giocare con tre carte in meno. Però voi fate questo e fate tipo Zeus.
Sì, ma comunque non ti c'hanno comunque Crime post side, comunque una carta che si vanno a prendere, quindi questa vabbè, si va certo. a prendere Crime, quindi onestamente preferisco giocare con carte in mano nelle prime 5 che mi possono impedire all'oppo di fare board, piuttosto certo. che una che se la vedo poi devo farmela, devo, posso provare a toglierla, okay. cioè. E poi per ultimo tre shifter, questa qua sempre contro tier, troppo vabbè. Forte questa carta, e è una cioè e la carta vabbè, che fondamentalmente le carte auto win wow, sì contro... sì sì, però come ho detto ho preferito di giocare di side e non committarmi, ed è meno male perché comunque alla fine del torneo io ho chiuso con ho giocato contro 7 tier, 5 Kashtira, 2 Flow Wanderers e poi altri 2 random, quindi alla fine la mia scelta secondo me ha pagato, perché se in queste, io nelle mani in cui avessi, in cui ho giocato contro gli altri mazzi avessi avuto queste carte, non avrei vinto probabilmente questo stesso numero di partite, quindi la scelta secondo me è stata giusta. Magari per qualcun altro che ha avuto dei matchup diversi durante il corso del torneo, la sua lista sarebbe stata, cioè la lista con queste dentro sarebbe stata più fuori. Perché resto comunque, non cambieresti niente, no, non rigiocheresti. Ho detto l'unica cosa, forse è questo secondo zio, insomma è obbligatorio. Vabbè, perché... devo mettere per forza. Sì. Va bene Ciccio, ringraziamenti. Allora, ringraziamenti, ringrazio sicuramente Ciccio Melara che in questi 2 mesi mi ha aiutato tantissimo a testare e è stato molto importante. Un altro Michele Vario, perché comunque è stato uno dei ragazzi che con TR abbiamo giocato più tempo in assoluto. Anche i ragazzi, vabbè, anche tu e anche gli altri ragazzi del team. E poi vabbè, ovviamente ringrazio Petunzo, grazie per le foderine, sei un signore, ah. E ovviamente Lorenzo Martino, vabbè, cioè tutti i ragazzi della chat di Twitch pure. E niente ragazzi, io non so che dire, a parte che spero di riuscire ancora a portare questo mazzo, vediamo qualche altra versione post-banned e ci rivediamo. Va bene Ciccio, divento cesso, ciao.